Cari amici, benvenuti a questa pillola. Io sono Enrico Ruggini e già da qualche settimana mi intrattengo brevemente con voi, il lunedì, sempre a quest'ora. È quasi mai possibile fare una diretta per questione di connessione, ma adesso facciamo questa pillola registrata. La quarta occasione di incontro questa. Lo scopo, come sapete, è quello di cercare di farvi focalizzare su qualche cosa che possa esservi utile e anche riflettere un pochino, perché fare un pochino di riflessione su quello che stiamo vivendo ci può dare un po' più senso a questa nostra esperienza. Noi siamo in una fase piuttosto complicata di questo periodo, un periodo in cui nell'apparenza c'è uno scorrere sempre uguale. In realtà, senza che ce ne rendiamo conto, stanno succedendosi molto rapidamente fasi psicologiche complesse, sempre nuove, alle quali non è neanche facile adattarsi senza uno sforzo cosciente. Ora, non ci sono dubbi, no? Sul fatto che nessuno, proprio nessuno al mondo aveva espresso una valutazione neanche lontanamente vicina alla realtà di quello che il coronavirus poi ha determinato, nessun altro, almeno all'inizio, ha compreso che davvero poteva questo significare che il tempo degli uomini fosse in qualche modo al termine. Tutti pensavamo tutti quanti che per noi fosse ancora possibile qualsiasi cosa, senza limiti. E quindi si continuavano a fare gli affari, prenotare viaggi, avere opinioni. Ecco, allora, all'inizio di questa vicenda, in quel momento non era possibile per nessuno immaginare che fossimo davanti a un'ecatombe mondiale come quella che sta avvenendo, della quale ancora oggi in realtà non possiamo comprendere la portata, non solo in termini di decessi, ma di cambiamenti futuri a breve o a lungo termine dei nostri stili di vita e delle abitudini per noi irrinunciabili, capirete? Le abitudini irrinunciabili ci abbiamo dovuto rinunciare rapidamente. Oggi però noi siamo davanti all'evidenza, e questo è un dato di fatto, che una certa percentuale della popolazione mondiale è morta, sta morendo, morirà, e si è svolto tutto così, in maniera così rapida, che neanche la velocità alla quale noi eravamo abituati ormai da decenni, noi ci eravamo abituati a vivere dentro questa corsa frenetica continua, neanche quella velocità a cui eravamo abituati ci ha permesso di adattarsi e di conformarsi a uno scenario che è completamente inaspettato, è un modo di vivere anche stranamente destabilizzante. Stranamente, perché dico stranamente destabilizzante? Beh, perché? Perché questo diverso modo di vivere rispetto alla nostra frenetica corsa, ci ha chiesto di fermarci, di respirare, di guardare un panorama, di passare più tempo con i nostri cari, ci ha detto rallenta, fermati, che sarebbe una cosa auspicabile, sarebbe anche un sogno di molti in questa corsa frenetica che facciamo sempre, no? Sarebbe la cosa che vorremmo. Ci è stata imposta fermarsi. Ed è stata, dico, stranamente destabilizzante perché è talmente tanta l'abitudine alla corsa che venire fermati in questa corsa ci ha sorpresi e ci ha messo davanti a cose alle quali non eravamo abituati: avere più tempo, poter pensare, silenzio, le strade vuote, non più il rumore caotico della città, insomma, una serie di cose del tutto inaspettate, la scoperta di nuovi colori, forse di cose alle quali prima non avevamo fatto caso perché eravamo dentro quella corsa. Quando si corre molto veloci ci sfuggono una quantità di cose. Improvvisamente questi spazi si sono riempiti di immagini, suoni, colori, odori, tutto nella lentezza.
Per questo dico stranamente destabilizzante. Ricordate com'è cominciata tutta questa vicenda? Abbiamo iniziato con la chiusura degli aeroporti, cioè abbiamo detto ai cinesi non vi facciamo entrare. Dopodiché gli americani hanno detto a noi non vi facciamo entrare, a noi e poi a tutta l'Europa. Quello era però solo un tiepido inizio, anche un po' umiliante, devo dire, qualcuno l'ha vissuto anche un po' così, ma come noi italiani, la culla della cultura, ci impedite di viaggiare e ci voltate le spalle. Però subito dopo hanno chiuso i bar, i teatri, i ristoranti, gli asili, le scuole, le università. Uno scrittore israeliano, Grossman, dà un'immagine efficace di quel momento. L'umanità spenge i suoi lampioni l'uno dopo l'altro. Bella questa immagine, ed è quello che è accaduto. E poi sempre Grossman afferma che quando questa emergenza sarà finita, non è da escludere che ci sarà chi non vorrà tornare alla vita precedente. Chi, potendo, lascerà un posto di lavoro che per anni lo ha soffocato, lo ha oppresso. Io ne conosco già un paio, forse tre, che non torneranno, ma non perché non potrebbero tornare a farlo, perché hanno detto, ma io che stavo facendo? E quindi che non faranno quel lavoro lì. Poi ci sarà chi deciderà di abbandonare la propria famiglia, per esempio, o di dire addio al compagno, partner, ci sarà chi deciderà di mettere al mondo un figlio, oppure deciderà che non vuole figli, ci sarà chi deciderà di fare coming out, ci sono persone che per tutta una vita, un'intera vita, magari 20, 30 anni, non hanno confessato alla loro famiglia che sono attratti da persone dello stesso sesso, che amano persone dello stesso sesso e non lo hanno comunicato per il timore di venire rifiutati dalla famiglia e magari scoprirebbero che semplicemente la loro famiglia, forse dopo uno shock iniziale, si augura semplicemente che abbiano accanto a sé qualcuno che li ama veramente e di essere felici. Per cui ci sarà anche qualcuno che farà questo perché sentirà di voler cambiare la propria vita e quindi farà coming out, cioè si rivelerà. E poi magari ci sarà qualcuno che comincerà a credere in Dio e qualcuno che smetterà di credere in Dio. E insomma, forse l'umanità, ci suggerisce Grossman, ne uscirà migliore perché è diventata consapevole della sua fragilità e della caducità della vita. Ma come la vita può finire così, di colpo, d'un tratto? Un nemico invisibile e migliaia, decine e decine di migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone scompaiono così, improvvisamente, poche settimane. Forse gli uomini e le donne, dopo questa passata questa emergenza, fisseranno delle nuove priorità e impareranno anche a distinguere meglio, non del tutto, ma meglio, tra ciò che è importante e ciò che invece è futile. E magari qualcuno si interrogerà sulle scelte fatte, sui compromessi fatti, sulle rinunce fatte, sugli amori che non ha osato vivere, sulla vita che non ha osato vivere. E ci sarà forse chi, osservando certi effetti distorti di questa nostra società del benessere, no, la vediamo adesso, la società del benessere, che si sentirà proprio come fulminato sulla strada di Damasco, come si suol dire, e forse anche disturbato da quella, mi viene a dire, ingenua consapevolezza che è proprio terribile che ci sia gente tanto, tanto ricca e tanta altra gente povera. No? Come se ci si potesse far caso improvvisamente a questa cosa, che quasi ormai passa quasi così come una cosa normale. Io non so se davvero accadrà questo che suggerisce Grossman, cioè se davvero l'umanità uscirà più consapevole, più matura, più consapevole da questa esperienza e se saprà indirizzarsi in un altro modo, diversamente. Io penso
molto umilmente, non ho nessuna veste particolare, ma molto umilmente, che se così fosse, cioè se succedesse questo, che l'umanità apre gli occhi improvvisamente, allora non solo, secondo me, questa tragedia non sarebbe accaduta invano, ma dovremmo addirittura ringraziare il coronavirus e i suoi effetti devastanti nell'immediato, devastanti, perché noi da soli non siamo stati capaci di far sì che in un mondo come questo, letteralmente opulento proprio, un mondo dove c'è tutto, c'è di tutto, c'è abbondanza per tutti, ci sarebbe abbondanza per tutti. In un mondo come questo noi non siamo stati capaci di far sì che tutti i neonati abbiano le stesse opportunità per affrontare la vita e per far parte di questo mondo. Perché non è così. Non tutti i neonati hanno le stesse opportunità. Ma non è di questo che volevo parlarvi oggi. Oggi volevo parlarvi di questo, che ormai da diversi giorni io raccolgo dai miei pazienti, dalle persone con cui sono in contatto, i sanitari che incontro per ragioni di sostegno umanitario, raccolgo un'insofferenza crescente, fortemente crescente, e lamentele sempre più accese, proprio ai limiti dell'intolleranza, della rabbia. Per cosa? Per il prolungarsi di questa situazione di chiusura, per le limitazioni che ci sono state imposte. Non ci scordiamo perché ci sono state imposte, no? Ovvero per proteggerci e per impedire che con questo sacrificio casalingo, anche questo non ce lo dimentichiamo perché è un sacrificio casalingo che è fatto di poltrone, di televisioni. Allora, per impedire che disastri peggiori di quelli che sono ancora in atto, perché ancora oggi, ogni giorno, centinaia di persone in Italia e decine di migliaia nel mondo muoiono, non tanto per il coronavirus muoiono, per il coronavirus, quanto con il coronavirus, per impedire che questa cosa peggiori, che sia peggio di quella che è stata. Per questo ci hanno chiusi dentro le case. Il fatto che tutta questa gente, ora io non entro, non voglio entrare nella discussione chi muore per il coronavirus o chi muore con il coronavirus, ma la morte determina. No, non voglio entrare su questo. È una cosa di cui secondo me potremmo avere un po' di chiarezza molto più in là, quando potremmo guardare con un po' più di distacco tutto quello che è avvenuto, avere dati un pochino più strutturati, via dicendo. Però un dato concreto è questo dato di fatto, e cioè che oggettivamente la gente continua a morire, per o con coronavirus, ma continua a morire. Poi tutto il resto, di tutte, veramente, di chiacchiere e di polemiche intorno a questo fatto della quarantena, della fase 2, la riapertura, di chiacchiere se ne sprecano una quantità, proprio chiacchiere in abbondanza. Allora ricordate, vale sempre la raccomandazione della mia prima pillola, la ripeto sempre perché è fondamentale. Chi la segue, chi ha seguito questa indicazione, è stato meglio durante questo periodo, veramente. La raccomandazione è: non sottomettete voi stessi a tutta questa inutile informazione in eccesso. Non lasciatevi tirare la giacca, non lasciatevi allagare, confondere, arrabbiare dagli esperti, dagli opinionisti di qualsiasi segno e colore. Sottraetevi alla tentazione di seguire gli sviluppi per come ve li presentano. Io, che lavoro nella sanità e collaboro con chi è in prima linea, vi posso dire che molte cose non sono come ce le raccontano. Che ogni racconto è parziale ed è di parte e focalizza la vostra attenzione dove si vuole che la vostra attenzione vada, anche se è umano, ma è anche terribile che si cerchi di fare campagne politiche in una simile situazione o che si cerchi di aumentare gli ascolti con la costruzione di articoli scandalistici che tanto catturano la nostra curiosità morbosa. Tutto questo fa molto, molto
male al nostro equilibrio psichico, il quale equilibrio psichico, badate bene, è molto provato dopo oltre un mese di chiusura in casa, di mascherine, di guanti, di distanziamento fisico e sociale, molto provato. Quindi non aggiungete stress allo stress. Ma a proposito di stress, stress che in alcuni casi è determinato e mantenuto anche da veri e propri traumi legati alla paura per l'incolumità propria e dei propri familiari, o addirittura per il vissuto di perdite di familiari, di amici, di colleghi, di conoscenti, di concittadini. A proposito di stress, dicevo, ascoltavo un paio di giorni fa la riflessione di uno dei miei maestri di psicologia, Maurizio Stupigia, il quale ha citato un argomento del quale vi ho parlato un paio di pillole fa. Ricordate quando vi ho parlato del forte bisogno che l'uomo ha di aggregazione, di calore, di partecipazione e di come in certi casi si manifesti come un forte desiderio di aiutare gli altri, di contribuire al benessere degli altri. Questo è quando si manifesta il meglio della natura umana. Ecco, in questi casi si attiva un fenomeno che è stato molto studiato dagli anni 90 in poi, quello appunto citato da Stupigia, definito la reazione tend and befriend, che vediamo soprattutto comparire nelle emergenze. Questo tend and befriend è la seconda di due modalità che si attivano nell'emergenza. Una è quella modalità combattiva con la quale il nostro organismo vengono rilasciate delle sostanze che ci caricano, ci spingono all'azione e che ha a che fare molto con l'aggressività, con questa energia che si sente dentro. In questo caso le sostanze, gli ormoni che si liberano nel corpo sono sostanze utili allo scopo per risposte immediate, rapide, di grande efficacia. Ma se lo stress a cui queste persone, le persone sottoposte a questo stress, dura a lungo, per esempio, tanto per fare un esempio qualsiasi, una quarantena forzata che altera completamente le nostre abitudini di vita, distanziamento fisico, bombardamento mediatico, allora vengono liberate altre sostanze che in misura contenuta contribuiscono anche quelle a mantenere alto il livello di attivazione del corpo e una risposta pronta. Ma quando il tempo di esposizione emotiva perdura, soprattutto in una condizione di impotenza come quella che molti vivono attualmente, allora queste sostanze presenti in quantità eccessiva e troppo a lungo nel nostro corpo procurano danni all'organismo, alterano equilibri psicobiologici, inducono effetti negativi. Questa è la modalità del combattente, quella legata più, come dicevo, al tema dell'aggressività, della risposta. L'altra modalità di risposta allo stress dell'emergenza è quella che vi dicevo di tend and befriend, che significa prendersi cura ed prendersi cura ed essere amichevoli. Allora, in questo caso viene rilasciata un'altra sostanza nel corpo, che è l'ossitocina, che tanto per intendersi, per capirsi, l'ossitocina è quell'ormone che si libera durante il parto, quando c'è questa connessione tra madre e figlio, quando c'è questo incontro, questa vicinanza, potersi ritrovare, sentire subito questo bisogno di stringersi e di avvicinarsi. E si libera nelle situazioni di connessione affettiva, di intimità, di voglia e di desiderio di stare insieme, di fare per gli altri, questo desiderio di solidarietà, di socialità. Ecco, questa è una reazione psicofisiologica antica, fa parte della nostra struttura, ed è una reazione che a fronte di immani drammi vissuti dall'umanità ha permesso all'umanità di farcela, di riscattarsi da questi drammi. Ed è anche tradizionalmente una via considerata, e di fatto lo è, un pochino più femminile. Perché? Perché il maschile si esprime di più attraverso l'altra modalità, no? Si esprime più facilmente, frequentemente, attraverso la lotta, l'aggressività, l'attivarsi con forza. Ma sia maschi che femmine
abbiamo a disposizione ossitocina e abbiamo possibilità di attivarsi nella modalità tend befriend, prendersi cura ed essere amichevoli. Adesso è il momento per attivarsi in quella direzione, perché adesso siamo emotivamente in riserva. Gli scaffali delle nostre energie emotive si stanno svuotando e facciamo fatica a riempirli di nuove risorse. Siamo in riserva e certi stati d'animo, di sofferenza acuta come quella che stiamo vivendo, anche per il prolungarsi di questa situazione, possono alterare ulteriormente il nostro umore, e questo in senso negativo. Quindi c'è un allarme, attenzione. È il momento di generare e di liberare ossitocina dentro il nostro corpo. E le parole magiche da tenere in evidenza in questa attuale fase molto critica, per noi reclusi, queste parole sono prendersi cura, essere amichevoli e prendersi cura. Mettere più cura e attenzione verso l'altro, cercare di, come dire, di assorbire le ondate della vita che si lanciano verso di noi, accogliendo questa tempesta in modo tale che possa stemperare un po' della sua forza, quindi essere più accoglienti. Per darvi un piccolo ristoro al quale attingere, per poi spostare la vostra attenzione verso la modalità tend and befriend, o nel quale ripararvi per proteggervi da un'altra ondata particolarmente impetuosa e cercare di ritrovare il vostro centro sicuro, vi voglio guidare in una breve visualizzazione. Quindi, una cosa molto semplice, molto breve, però mettetevi in una posizione sufficientemente comoda. Chi vuole può anche stendersi, se no, se siete in poltrona allungate le gambe sulla poltrona, su una sedia, va bene qualsiasi posizione. Basta che stiate comodi e che vi possiate rilassare. Se avete i piedi che toccano terra, mettete bene le piante sul pavimento in modo da sentire bene il contatto con questa superficie che vi sostiene. E poi sentite bene anche l'appoggio del corpo sulla superficie che lo sostiene, letto, poltrona, sedia, quello che lo sia, in modo che sentite che è sicuro e che vi ci potete abbandonare. E quindi chiudete gli occhi e ammorbidite qualsiasi tensione che sentite nel corpo. Proprio fate qualche respiro un pochino più profondo e accomodatevi bene laddove siete, con il piacere di farlo, per questo brevissimo percorso buono. E poi vi invito a portare davanti allo schermo della vostra mente un'immagine. Immaginate che state camminando a piedi scalzi su una spiaggia. C'è il sole, ma non è il sole caldissimo d'agosto. Potrebbe essere un giugno molto piacevole, una leggera brezza, il mare su un lato, di cui voi sentite il rumore della risacca dolce che risale leggermente sulla spiaggia, sulla battigia, e sentite proprio il profumo del mare e questo cielo terso sopra di voi, il piacere di fare questo percorso. Sulla vostra sinistra, sull'altro lato, da una parte c'è il mare e sull'altro lato c'è una bella boscaglia, una boscaglia di piante esotiche. E quindi voi camminate su questa spiaggia dove avete da una parte il mare, il cielo azzurro sopra di voi, una leggera brezza, i profumi del mare, e sull'altro lato avete questa boscaglia esotica. E a un certo punto voi vedete che dalla parte della boscaglia esotica si apre come un'apertura, c'è un sentiero che comincia, che si affaccia sulla spiaggia, e decidete di imboccare questo sentiero, un sentiero
largo, piacevole, che passa attraverso queste piante esotiche con molti colori. Ci sono anche piante da frutta molto belle. Voi potete guardare questi colori, potete guardare i fiori di queste piante, questi bei fiori, e camminate con il piacere di inoltrarvi dentro a questo sentiero che attraversa questo verde, molto piacevole, e mentre vi lasciate a poco alle spalle la spiaggia e il rumore del mare, e andate avanti e godete il piacere di questa passeggiata. E a un certo punto il sentiero si apre su una bellissima radura, una vista incantevole. Tutta questa foresta di piante tropicali, esotiche, si apre, c'è questa bellissima radura e al centro della radura voi vedete una meravigliosa piscina naturale che è alimentata da un ruscelletto e potete avvicinarvi e vedete come quest'acqua è limpida, circondata da pietre, sassi, un fondo pulito, e vi viene voglia proprio di immergere un piede e sentite come quest'acqua sia piacevolmente, gradevolmente fresca, proprio il piacere di quest'acqua gradita. Scendete dentro questa piscina, l'acqua è bassa, molto accogliente, e vi immergete e scoprite come vi siano dei sali naturali, molto nutrienti, rigeneranti, che tengono a galla il vostro corpo, e quindi sentite che vi potete abbandonare al piacere dell'abbraccio di quest'acqua gradita, limpidissima, pulitissima, sotto questo cielo terso, in questa radura gradevole, in questo incanto che vi circonda. E sentite il benessere di stare dentro questa piscina, di galleggiare cullati da quest'acqua che vi rigenera, che vi accarezza il corpo, che vi permette di rilassarvi completamente, sentendo una completa fiducia e la possibilità di venire rigenerati da quest'acqua. Rimanete per qualche momento immersi dentro quest'acqua salubre, piacevole, meravigliosa, che vi accoglie, e siete circondati da bellezza, da profumo di fiori, da ciò che di meglio potete desiderare, e sentite come questo vi fa bene. È un luogo sicuro, protetto, sano. E mentre siete immersi in quest'acqua, sapete che potrete tornare tutte le volte che volete in questa radura segreta che vi aspetta e vi accoglie con quest'acqua benefica. Adesso fate
Un bel respiro profondo, riprendete contatto con il vostro letto, la vostra poltrona, la vostra sedia, con l'ambiente che vi circonda e sappiate che veramente potete tornare in questa meravigliosa piscina tutte le volte che vorrete e che vi fa bene e che il bene che vi dà lo potrete utilizzare attivando la modalità Tend and Befriend. Vi auguro una buonissima settimana.